Ma l'impressione è che l'abbiamo già provato durante il primo lockdown, l'impressione che ci vogliano confinare a casa senza darci la possibilità di incontrarci per comunicare, senza an poter andare sui luoghi del lavoro che sono i luoghi dove si socializza, dove si crea familiarità. Il Veneto, tra l'altro, è una di quelle regioni in cui l'economia è fondata fortemente sulla piccola e media impresa che assume un carattere quasi familiare. Per cui l'impressione che ci vogliono un po' confinare c'è. Ecco, e dall'altra parte, da parte della gente, invece, c'è la voglia di ricominciare ad avere una vita normale. Una vita normale vuol dire andare a lavorare con tutte le attenzioni del caso. Ci sono settori che sono stati fortemente colpiti, in particolare quelli dei bar, dei ristoranti, sono quelli che hanno subito le chiusure più lunghe. Adesso subiscono queste nuove restrizioni di dover rimanere chiusi la sera, nonostante abbiano investito fortemente per procurarsi i dispositivi, per rispettare tutte le norme. Addirittura vengono colpevolizzati, come abbiamo sentito nei giorni scorsi, si è buttata fuori la voce, adesso vediamo se sarà confermata, che rimarranno chiusi a Natale, Santo Stefano, ma cioè, cosa vuol dire? Il 24 c'è il virus, il 25 no, ma la gente vuole chiarezza. D'altra parte non può tenerla da un governo che passa le giornate a litigare sulle poltrone perché ogni forza politica chiede il rimpasto e litiga adesso sul recovery fund perché è stata creata un'altra sovrastruttura, un'altra task force di super esperti che andranno in conflitto con i ministri, per cui insomma un caos dietro l'altro in questo governo. E i cittadini sono spiazzati, i cittadini pretendono certezze.